mi sembrava giusto appenderle. Biondo l'ho preso, perché porta bene. Salva le piante, mangia un vegano. A volte non è il bambino, ma io sono stato criticato perché seguo la carne. Io taglio una colossa, una senza osso, una colossa, una senza osso. Dopodiché dovrei battere il coltello. Col manarone, pum, 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 pum. Però, se non sono perfetto, e in una giornata magari uno può fare anche degli errori, l'osso si scheggia. Poi mi chiamano e mi fanno pagare le montature dei denti perché saltano. Perché qua l'osso, se non lo batti perfetto, si scheggia tutto. Mentre io, segandolo e poi pulendo qua soltanto il pezzo finale, ho un risultato migliore. Ho un risultato migliore. E la gente a casa ha la bella fettina così. Poi ognuno ha la sua teoria e tutte sono rispettabili. Questo carnivoro di Verona, venite a vedere quanto wagyu giapponese ho preso. Mica da ridere, eh? Vabbè, qua Snake River Farm, grasso 9+. 2 kg wagyu giapponese Hokkaido. L'adesivo del wagyu. Ragazzi, allora, la carne è bella, noi siamo bravi, però l'esposizione è la cosa principale. Perché se una bella donna si veste male o non è a posto, fa bella figura, però non è proprio il massimo. Allora, adesso vi faccio vedere come si prepara un piatto e come si dispone. Allora, prima si taglia. Ma che merce, Snake River Farm, top. Deve essere come lo mangeresti tu, una porzione giusta, non puoi farla né troppo esagerata e neanche colline, perché poi questa qua è merce che costa. Dopodiché, molti miei colleghi, io non voglio fare il maestro, mettono giù la carne alla rovescia, perché la guardano loro, mentre tu sei dietro il banco, ma chi guarda la carne è il cliente. Dunque tu devi far finta per un attimo di essere cliente, è di qua il cliente. Dunque io devo mettere la carne così, no alla rovescia, perché la mettono tutti alla rovescia. Sempre con molta delicatezza, mio papà diceva che la carne è come le donne, non va picchiata neanche con un come si chiama quello là? Un coso di un fiore, non mi ricordo più, beh quello lì. Stai invecchiando, pace! Fabio, che è molto delicata e va trattata bene. Porca vacca, non mi viene in mente, no? Un ramo di un fiore, un ramo finché porta della pianta. Beh, poi ve lo dico dopo. Lo stelo, no, hai capito? Sì, sì, ma non mi viene in mente. Siamo rincoglioniti. Com'è? Il cliente là? Ma che meraviglia. Questa è Ribeye Snake River Farm. Bellissima. Piano piano, oggi 70, raga. Per il Natale 70 spedizioni privati. Sono le 7:50 e me ne mancano 50. A posto. Figa, mi rompo tutti i coglioni. Vieni te, stammi dietro! O no? Te mi stai dietro e poi vediamo. Tieni il ritmo alto. Tieni il ritmo alto, figli, devo tagliarlo. Ma vieni qua. Ciao mamma, tutte le mattine la mamma ci porta il caffè. Ascolta, in che anno abbiamo aperto? Nel 1900? 1961. E tutte le mattine lei ci porta il caffè. Vuole che il suo bambino lavora molto? Mi fa questo caffè, è vero? È vero, perché non l'ho ancora mangiato io. Non hai ancora mangiato? Oh, ci mandano in televisione, mamma. No, guarda, sono in due, ci mandano in televisione. Poi ci andiamo a vedere sul... Bella faccia. Di sopra. Fagli gli auguri di Natale. Ciao, auguri. Buongiorno signore, sta bene per Natale? Si fa una bella partita. Che partita? Non tiene mica dell'Inter lui. Non tiene mica dell'Inter. Ma allora che cosa ci sta? Ma sarà Juventino, sarà. Juventino, ai. Ciao, saluto, ciao. Buongiorno. Ragazzi, venite qua che vi faccio vedere noi come curiamo la carne. Red Thunder, from Danimarca. Pannetto sull'osso per non far saltare il sottovuoto. Glielo applichiamo bene per assorbire. Carta nera, apposta solo per noi, per le spedizioni, per non far vedere il sangue quando le mani in frigo. Dal 1961. Accendiamo. 30 secondi. Siamo, eccola qua, Red Thunder, solo da debacere. In una giornata media mi arrivano dalle 80 alle 100 telefonate.
Tranquillo, perché sono qui, stiamo facendo un programma televisivo. E allora vi... E allora di... Chi è? Verbagna. Pronto? Siamo in diretta. Pronto? E poi mi dicono, ma come fai? Come fai? Questo è un rompiballe. Adesso arriva un'altra telefonata. E quando squilla io vado a rispondere. I cartoni ci aspettano. Ragazzi, allora, avevamo 70 spedizioni per i privati, però hanno ordinato anche i ristoranti. I ristoranti ordinano i lombi interi, che sono più lunghi di un metro. Purtroppo negli scatoloni che avete visto fino adesso non ci stavano. Quindi stiamo andando. C'è neanche il papà dove ha messo il fiorino. Provato. Abbiamo il fiorino, ragazzi. Speriamo l'anno prossimo di fare un video con il camion che sia qua. Che sia qua che faccio un video. Purtroppo adesso è un fiorino. Io 6 mesi fa ho aperto il sito, un e-commerce normale, boom, è esploso pian piano con le mie storie su Instagram, Facebook, tutto, perché quello che mi dicono tante persone è che mangiare o far arrivare a casa in tutta Italia la nostra carne è come se loro dentro quella carne rivivono tutte le emozioni, le sensazioni che noi riusciamo a trasmettergli dal social. Scusa che c'è la televisione, qua da lui, lui è il numero uno dei portatori d'acqua. Buongiorno lavoratori. Tutto bene? Ti prendo dietro? Buongiorno Pier! Devo consegnare, grazie Pier, ragazzi. Pier. Sei il numero uno, ragazzi. E per me questo è bellissimo, vedere della gente di Nocera Inferiore, Napoli, Roma, Trieste, Bergamo. Mangia la mia carne e mi scrive magari soddisfatto, pieno di gioia. Per me è la cosa più bella che uno può fare, mi riempie davvero il cuore. Io sono proprio soddisfatto di essermi ritagliato questa fetta di mercato da solo. www.macelleriacallegari.it. Andate qua, iscrivetela nel newsletter. Vedete qua cosa ho messo dentro questa settimana? 2 mystery box da 200 e da 300. Adesso vi faccio vedere un esempio di mystery box. Kuberon, sashi, Fregar direttamente dalla Finlandia, wagyu australiano, selezione Butcher, 2 meraviglie direttamente dall'Australia, tomahawk, un filettino sashi e come dolcetto finale galiziano dalla Spagna. Ragazzi, questo ragazzo di Verona mi ha mandato 300 euro con questa mystery box senza sapere, vedete la descrizione, The Butcher seleziona a sorpresa un box di tagli di razze e io e il papà abbiamo deciso di soddisfarlo così. Perché chi ci dà fiducia sarà ricompensato. Lui è stato bravo, il veronese, e noi l'abbiamo ricompensato, gli abbiamo fatto una chicca di un regalino bello. Top, top. Perché poverino, mio papà è bravissimo, un personaggio, però a sbloccare il telefono era la roba più difficile che sapeva fare. Direttasi su YouTube che l'ex presidente dei commercianti di Piacenza compra la carne da me. Grazie signor Giovanni. Sono il primo macellaio che fa su YouTube, facciamo il canale YouTube. E adesso gli ho creato un personaggio, lo chiamano di qua, di là, spediamo. Pensate che in 6 mesi abbiamo fatto più di 850 spedizioni ai privati, più tutti i vari ristoranti. Poi vi devo raccontare che io sono un appassionato di streetwear, un po' di scarpe, di vestiti. E pensavo, io ho tutta questa carne, questi ragazzi che io vedo, che compro, spediscono scarpe, vestiti in tutta Italia. Perché non provi anche tu? Tu apri un piccolo shop e vediamo come... Io ho aperto il mio e-commerce, ragazzi, cioè proprio con l'idea come se aprissi uno shop di vestiti. Immagine, tac, uno va lì, check out e dopo 3 giorni a casa, uguale. Il risultato c'è stato perché è una cosa molto immediata e secondo me nella carne, nell'alimentare, nessuno aveva mai usato questo mood per cercare di vendere, di commerciare anche nell'alimentare. E mia nonna ha aperto nel 61 e c'erano 107 macellerie qua a Piacenza, adesso siamo in 5. Mi piaceva il mestiere di mio papà sicuramente, ma io volevo cercare o arrivare di più. E io, come magari quando ho aperto Deliveroo, ero lì e pensavo, sono a casa, sono un ragazzo, cosa posso ordinare? Piadina, pizza o kebab? Perché non la porto io a casa? Chi è che ti porta un Tomahawk Black Angus Reserve da 1 chilo a casa alle 11 di sera? The Butcher. E voi pensate che il mio e-commerce con cui ho perso 6 mesi fa, nel mese di novembre io l'ho rinnovato, ho aperto una nuova piattaforma. E voi dovete pensare che questa piattaforma in un mese è arrivata ad essere nel 2% a livello globale tra i siti più produttivi. Okay. Scatoloni recuperati, ci siamo, si ritorna dal papà. Ne vedrete delle belle oggi, tenetevi pronti. Snake River, very good,
Siamo abbastanza. Faccio un po'.